Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare ci tenevo a dirvi due cose. La prima è che ovviamente dovete lasciare un mi piace per questo video. E la seconda è che se tutto va secondo i miei piani, e quindi se Trenitalia non mi incula con treni e simili, questa sera, se state vedendo il video di domenica, e mi auguro vivamente che sia così, farò una live in cui voglio parlarvi di un po' di cose riguardo al canale. Quindi mi raccomando, non mancate. Detto ciò, quest'oggi volevo parlare di un argomento che è stato molto snobbato e che molti hanno etichettato come una sorta di: ehi, vuoi fare clickbait se parli di queste cose qui? E sì, forse un pochino, però in realtà la tematica di un nuovo tipo in ottava gen, che potrebbe essere il tipo suono, è secondo me abbastanza interessante e meritava un piccolo video a riguardo. Ora, se devo essere sincero, a logica, nemmeno io credo che inseriranno un nuovo tipo Pokémon, semplicemente perché quando sono stati inseriti nuovi tipi era per bilanciare il metagame. In Pokémon Oro Argento, Buio e Acciaio sono stati inseriti per counterare il tipo psico, che praticamente la faceva da padrone, mentre in sesta generazione, con l'avanzare del mondo competitive, si è deciso di counterare il tipo drago inserendo il tipo folletto. Ora, non credo che ad oggi ci siano dei tipi che necessitano di essere counterati con altri Pokémon. Eppure è interessante notare come già da subito, già dai primi assaggi di questa generazione, ci siano non uno ma ben due motivi che suggerirebbero tra le linee questo tipo. Il primo di questi suggerimenti credo sia, a mio avviso, lo starter Grookey, che si è voluto dire che è un battitore di baseball, eccetera eccetera. In realtà il suo nome verosimilmente deriva da due parole, ossia groove, che in inglese è il ritmo di batteria, e infatti Grookey porta con sé un bastoncino che potrebbe essere tranquillamente una bacchetta per suonare un tamburo, e da monkey, ossia scimmia. Quindi credo che l'evoluzione finale di Grookey possa effettivamente avere a che fare con dei tamburi e dunque con i suoni. Inoltre, il nome Galar, che è stato attribuito alla regione di ottava generazione, sembra avere un significato anch'esso molto legato con il mondo dei suoni. Sempre scavando infatti nella mitologia norrena, nella linguistica nordica, sembra che Galar derivi da Gala, che è per l'appunto questa sorta di canto mistico con scopo magico, che pare possa essere legato all'eco, che è un tipico effetto sonoro. Ora voi mi direte: sì, vabbè, sono semplicemente delle coincidenze, ok, questo era il classico video clickbait. Vero, circa, cioè nel senso, anch'io vi ho detto che non credo che possa arrivare il tipo suono, perché ad oggi non avrebbe senso, ma è comunque interessante vedere come ci siano dei riferimenti particolari già da subito, quindi già da un minuto e mezzo di trailer, che ci rimandano a questo particolare mondo. E adesso la mia domanda è: se ci fosse un tipo suono, come potrebbe essere? Dunque facciamo questo giochino: prendiamo un ipotetico tipo suono e proviamo a ipotizzare, qualora dovesse essere inserito nei giochi Pokémon, quali sarebbero le sue debolezze, le sue forze, quali sarebbero i Pokémon vecchi che acquisirebbero questo tipo. Insomma, facciamo quello che è stato fatto col tipo folletto, in poche parole. Per quanto riguarda Pokémon e mosse, effettivamente il tipo suono ha un grandissimo potenziale. Abbiamo Pokémon come Exploud, come Chatot, come Chaimeko, che da sempre hanno fatto utilizzo dei suoni per offendere il proprio nemico. Ma in questo modo dobbiamo anche riconoscere che ci sono delle mosse che si presterebbero particolarmente al tipo suono: Canto Antico, Canto, Baraonda, tutte mosse che in realtà di tipo normale hanno ben poco. Insomma, se ci pensiamo, una mossa di tipo normale è botta, per dire, quindi un danno fisico. Onda Boato non fa un danno fisico, è letteralmente un'onda. Si è sempre parlato un po' del tipo suono, perché effettivamente le sonorità sono molto utilizzate dai Pokémon per offendere, ma questi Pokémon non hanno un tipo a sé stante. Eppure il suono, come fenomeno fisico, ha effettivamente una grande importanza che non può essere etichettata banalmente come tipo normale. Ma a questo punto, quali sarebbero le forze e le debolezze di questo tipo? Per scoprirlo, secondo me, in questo momento, per ipotizzarlo più che altro, deve tornarci utile la proprietà fisica del suono, o meglio, le sue proprietà fisiche. Non sono un esperto di fisica, avevo il debito al liceo, però non me ne vogliate, sto facendo qualcosa di molto basilare, spero di non sbagliarmi, ho fatto una ricerca su Wikipedia di pochi minuti, ok? Allora, il suono, come la luce, ha una certa velocità di propagazione. Questa velocità diminuisce, aumenta a seconda della densità del mezzo in quale essa si propaga. Se abbiamo un mezzo più denso, il suono si propagherà in maniera veloce, e interpretando la cosa in modo Pokémon potremmo dire che il suono infliggerebbe più danni. Al contrario, con un mezzo come il liquido, ma ancor di più come il gas e dunque come l'aria, il suono si ritroverebbe ad avere una velocità molto minore.
minore e dunque, parallelamente al discorso di prima, a infliggere meno danni. Dunque potremmo ipotizzare che il suono in un ipotetico gioco Pokémon potrebbe avere un'efficacia per due sui tipi acciaio e roccia, essendo i due solidi principali del mondo Pokémon. Mentre ad esempio il suo potere d'attacco potrebbe diminuire sensibilmente trovandosi di fronte dei Pokémon che hanno a che fare con aria e liquidi e dunque ad esempio con Pokémon di tipo volante o Pokémon di tipo acqua. Inoltre aggiungerei sia un tipo contro cui il tipo suono potrebbe essere forte e uno contro cui potrebbe essere debole. Ad esempio un tipo che potrebbe soffrire il tipo suono potrebbe essere quello lotta, che io personalmente ho sempre associato al genere umano. Insomma, l'uomo non è molto in grado di sentire infrasuoni, ultrasuoni e di utilizzarli. E dunque, ipoteticamente, facendo delle congetture, potrebbe essere che il suono sia meno identificabile per un tipo lotta. E dunque, il tipo lotta potrebbe essere proprio per questo più vulnerabili agli attacchi dei nostri mostriciattoli di tipo suono. Sto trovando delle difficoltà a trovare un sinonimo di suono, perché non me lo sono scritto il copione, non lo faccio mai. D'altro canto, sempre secondo le mie mirabili ricerche su internet e dunque dall'alto del mio Nobel in fisica, ho scoperto che la velocità del suono tende a diminuire, e correggetemi se sbaglio, con l'aumento della temperatura. E dunque, parallelamente al ragionamento di prima, potremmo asserire che il tipo suono non abbia chissà quale efficacia se davanti a sé si trova un Pokémon di tipo fuoco. Per quanto riguarda invece l'aspetto difensivo e dunque per quanto riguarda le resistenze e le debolezze di questo tipo suono, semplicemente andiamo a prendere quelle che abbiamo trattato in precedenza e convertiamole al contrario. Il tipo suono subirà un danno moltiplicato per due volte dai tipi fuoco, volante e acqua, mentre sarà in grado di resistere moltiplicando il danno subito per 0,5 rispetto ai tipi roccia, acciaio e lotta. Inoltre, aggiungendo una piccola chicchetta a tutto ciò che abbiamo detto fino adesso, mi sento di ipotizzare che un tipo spettro potrebbe essere immune proprio al tipo suono. Questo per il fatto che il suono si propaga tramite un mezzo, ma se questo mezzo è assente e dunque se il suono dovesse propagarsi nel nulla, beh, semplicemente non ci riuscirebbe. E se dovessimo immaginare, a mio avviso, un tipo Pokémon che meglio rappresenta il concetto di nulla, sicuramente quel tipo sarebbe quello spettro. Chiaramente tutte queste sono semplicemente delle congetture e io non credo, come ho detto all'inizio del video, che il tipo suono sarà presente nella regione di Galar, semplicemente perché non ne vedo un'utilità dal punto di vista competitivo. Però secondo me era interessante mettere in rilievo quei due aspetti che abbiamo visto dalla Direct riguardo a Pokémon Spada e Pokémon Scudo e commentarli facendo delle ipotetiche congetture. Detto ciò, io vi invito a lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto, a rispondere nel sondaggio che spero di essermi ricordato di mettere riguardo al tipo suono, se pensate che ci sia nel gioco, se lo volete, se non lo volete fatemi sapere qui sotto, ovviamente con un bel commento. Se non siete ancora iscritti vi invito ovviamente anche a iscrivervi al canale per non perdervi nessun video. Passate inoltre dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.